Abbiamo preso il primo volo che ci è capitato a Verona e come vedete siamo qui, no, perché poi chi ci segue nel nostro archivio infinito su YouTube, come dire, vede che sono lo stesso pizzaiuolo, di cui fa anche rima con Guglielmo appunto volo, come dire, veramente insomma si vola da una sede all'altra. Di questa tra l'altro a Mergellina abbiamo parlato in modo, no? Modo particolare, certo, perché dovevo ancora nasce qualche mese fa. Mergellina è stata, l'abbiamo studiata. Buongiorno. Bene, piacere. Ciao. Ah, ciao, piacere. Bene, bene. Sono sceso solo per salutarti. Sì, cioè, di solito facciamo in diretta e quindi dico, stanno facendo le riprese. Ecco, no, ma così rimane, no? Dico. Rimane. E bene, dicevamo quindi insomma del... Sì, è stata una rovescia non voluta, studiata, pur sapendo che comunque è un attimo fuori dai giochi commerciali e della zona, ma era proprio questo il nostro intento, quello di riuscire a fare come quello che io ho sempre in mente di fare, qualità e non quantità. Oggi la quantità serve perché mi deve ci però è importante che si faccia una qualità. La qualità nel momento in cui si fa un lavoro misuratamente esagerato, insomma, va a farsi benedire. Quindi noi vogliamo continuare l'intento di fare qualità. Bene, bene, complimenti quindi per le scelte della. Tanto la progetteria poi è un'equipe, quindi non c'è solo Guglielmo Uovo, ci sono i Uovo, ma anche, anche le Uovo acquisite. E mia moglie che si è occupata della Vise Palazzo. Ecco qua, beh, complimenti, abbiamo del nero e dell'oro, quindi abbiamo anche questi che sono bicchieri, quindi sì, il giallo e il nero, comunque marrone, quindi, no? Sì, che fanno questo bel effetto proprio qui sulla. Siamo in via Mergellina, numero 4, 4A, ecco pure che il nome di 4A. Questa società insieme a Stefano Ferrari si chiama 4A, il mio nome è Stefano Ferrari. Che è il produttore di forni, che in questo momento noi possiamo far vedere, ma ci sono due forni proprio dorati. Voluti in questa maniera, proprio il contesto di tutto il tipo lampadario, guarda lampadario. Questo è Corten. Sì, è stato voluto. Il colore è quello. Tanto ci stanno facendo una foto perché noi siamo in modalità selfie, quindi mi metto in posizione. Bene, grazie, grazie. E quindi insomma chiaramente le pizze, cioè dire marinara, no, il simbolo di Vuolo è un po' la marinara perché lui del pomodoro sa tutto. Te lo dico in dialetto, amarrare dopo il saiuolo. La marinara del pizzaiolo, cioè è la pizza più, sembrerebbe più semplice a fare, però ci sono dei segreti, ma dei segreti non nel senso di segreto proprio, nel senso di tecnica di lavoro, perché ovviamente c'è il pomodoro, c'è dell'aglio, quindi è importante saperla cuocere. Quindi insomma, la vera pizza l'abbiamo già detto, poi alla fine quella anche più semplice insieme alla margherita è sicuramente la marinara, anche se qualche pizzaiolo magari chiedi la marinara, pensa che stai scherzando, perché magari come dire, frequenti normalmente i ristoranti gastronomici, ma io ritengo che un piatto gastronomico che piace, che ha un buon impasto, ma che magari costa anche poco, sia comunque no, ugualmente. Sì, sia la margherita che la marinara, diceva mia nonna, sicuro il popolo, perché chi non ha pochi soldi e ha voglia di mangiare, devi fare in modo, tipo come il pane, devi fare in modo che possa accedere più economicamente. Ovviamente se si piglia una pizza farcita vuol dire che può spendere la vita, ma la marinara e la marinara sono diciamo, il pizzico popolo, cioè quello che il popolo, insomma, tipo come il pane, queste cose, quindi bisogna tenere dei costi giusti. Ovviamente adesso sono un po' cambiate le cose, perché si parla sempre di chilometro zero, ma in realtà è così, perché il costo dei prodotti veramente di nicchia è salito in modo esorbitante. Più i costi di gestione, quindi comunque però si cerca sempre di tenerle nei limiti economici possibili. C'era questo problema anche del denaro, certo, sinceramente. Forse oggigiorno c'è il problema della conoscenza, no? Di avere conoscenza, cioè
il vino, dice Luca Gardini, voglio usare questa sua frase perché mi ha aiutato molto, il vino del popolo, nel senso che sì, ci sono tante spiegazioni di somiglia, ma in realtà poi è il gusto ovviamente del cliente, sì, che poi, no? Poi sì, è chiaro, se il cliente è preparato, chiaramente si vede la differenza. No, ma il cliente adesso molto spesso, vuoi un po' per le trasmissioni, vuoi un po' perché sta capendo un nuovo più di cibo, il cliente adesso incomincia a capire quello che mangia, quindi riesce a vedere, a sentire, al palato, oddio, non ancora 100%, però comunque alla fine, insomma, almeno ci prova. Quindi comunque alla fine già è gratificante quando ti dicono che magari si sentiva la freschezza del pomodoro, la freschezza del fior di latte, questo già è gratificante per noi da ditte al lavoro. La ricerca comunque sul pomodoro continua sempre? Quella continua, continuerà sempre, fin quando non ci saranno più semi-umi da trovare. Bene, bene, bene. Quindi ora quanti sono i uovo, i ristoranti, pizzeria? Posso dire anche ristorante, no? Qualcosa si spizzica sempre, oltre diciamo alla... Qui lo facciamo solo la domenica a pranzo, facciamo un solo primo piatto però, poi siamo prevalentemente pizzeria e frigido. Anche perché qui è aperto pranzo e cena, pranzo e cena tutti i giorni. Sì, ma anche perché siamo un mese e mezzo, quindi dobbiamo farci un attimo uno storico commerciale per capire poi come regolarci. Poi sarà il giorno di riposo. Il lunedì, il giorno di riposo e lunedì lo facciamo già, perché quello è sacrosanto. Sì. E niente, quindi stiamo facendo questa Verona, ritorno a Napoli. Ritorno a Napoli, il brand a Firenze, a Caffè Italiano di Umberto Montano, Federico Menendo. Quindi oltre al mercato centrale abbiamo a Firenze, in questo caso, abbiamo sempre l'inventore di questi mercati. Ma esatto, Umberto Montano. Cattedrale, dove siete? Il Battistero? Una... Siamo via l'isola delle Stiche, proprio a fianco al Teatro Verdi. Ah, Teatro Verdi. Okay. Sì, diciamo che siamo di fronte all'entrata degli artisti. E quindi la pizza. Lì c'è mio figlio Enrico in questo momento che sta facendo si è spostato da Verona e si sta lì. Poi un altro mio figlio Valerio sta a Trani e mio figlio Guglielmo Emanuele sta qui con me a gestire questo locale insieme a Stefano. Quindi sono al momento sarebbero 4 i punti di volo. Sono 4, sì. Che non mi sia sfuggito qualcosa. No, non è sfuggito. Ecco, quindi cosa c'è ancora? Visto che avevamo già anticipato questo, adesso ci spiamo. Non lo so che cosa c'è, nonostante insomma sia diventato un mezzo vecchietto, ho ancora voglia di fare, quindi probabilmente ci sarà ancora qualche cosa. Verona vogliamo fare ancora qualche altra cosa, probabilmente capiterà a Firenze di fare qualche altra cosa, vediamo un attimo quello che... Certo che facendo Napoli, Firenze, Verona, come dire, non è che allora, puoi sempre volare. Devi pensare che da lunedì no? al mercoledì sto sempre da qualche parte, poi dal giovedì alla domenica sto sempre... Poi domani, beh. E ci piacerebbe, penso che probabilmente cominceremo a fare pure dei corsi qui a Mamergiolino. Per chi vorrà approfittarne... A quest'ora? Sì, la mattina. La mattina, poi magari la mattina si fa il corso e la sera faranno stage insieme a me. Questo può essere così già un'anticipazione. Bene, vi salutiamo qui dai pressi praticamente anche della stazione, tra l'altro, se vogliamo, anche Mergellina, la stazione. C'è la metropolitana. Metropolitana passi. Treno, ecco, sì. Quindi, e poi abbiamo un mare. Vabbè, quello è impagabile. Ecco. Siamo in una zona, tra l'altro, gastronomicamente abbastanza importante, perché c'è una stella Michelin qui che si è trasferita come volo, che si è trasferito dall'altro mercato delle specialità, appunto campane, si è spostato qua, centro ovviamente gastronomico. Bene, poi ci sentiremo, ci diamo appuntamento quindi a Firenze, che tra l'altro insomma è anche più vicino, che mi riguarda direttamente. Ci sarò mercoledì e giovedì di questa settimana. Tutte le settimane. A Verona del 27, perché ci sarà Dissapore dove faremo una giornata, pare che insomma Verona o nel Veneto insomma siamo molto stimati come pizzeria, quindi ci daranno un premio, Dissapore ci darà un premio, quindi ospiteremo un po' di colleghi veneti, probabilmente anche Renato, Mosco e Simone. Quindi la pizza napoletana incontra la pizza contemporanea.
Sì, diciamo così, vabbè, queste etichette lo sai, comunque no. Io non ho problemi, anzi, magari sono diventati degli stili differenti, però è importante non dimenticare che tutto parte da qua per poi allargarli da massi. E sono degli stili. A me piacciono tantissimo. Sarebbe bello vedere uno della pizza contemporanea che riesce a fare la vostra pizza napoletana, dubito, perché voi avete veramente una lunghissima storia che non si può inventare al momento, e viceversa anche del buon pane fatto da uovo, perché no? Senti, il pane con sopra dei ingredienti. Basta volerlo fare, basta volerlo fare, perché non parliamo di cose, sono modi differenti, ma alla fine poi portano tutta ad una... sono solo dei modi differenti. Bene. Ma in realtà... Bene, e proprio per chiudere, mettere le mani avanti, a forza di volare come questi aerei avanti e indietro, no? Come poi fanno in generale poi tutti gli chef che vengono invitati, insomma, in aereo è possibile, sarebbe possibile portare la pizza con il forno a legna, magari sentiamo qui con i soci. In aereo a legna, penso che siamo... Ecco, si potrebbe fare. Però si può fare qualcosa con l'elettrico. Però fatto al momento, ovviamente, come ti dicevo prima, basta volerle fare le cose. Se uno decide di farlo, si trova il sistema per fare delle cose. Ovviamente saranno molto più complicate, meno complicate, più difficili, meno difficili, ma comunque si può fare tutto. Anzi, volendo si può fare. Ce lo dice Guglielmo Vuolo, chiaramente. Tu organizza, io faccio la vicinanza. Certo. Bisogna anche sapere se la cosa è fattibile, come anche il concetto. Allora, noi abbiamo, Stefano ha un prototipo di fumo elettrico che è meraviglioso, che può essere portato dovunque. E ti fa la pizza napoletana pari pari con la croce. Detto sicuro 100%.